footglory.com per i vostri spacchettamenti, trovate il link in descrizione. Buona visione. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo tornati qui su FIFA 16. Oggi una sfida difficilissima, la 190 Foot Draft Challenge. L'hanno già fatta Joker e Sodin e adesso sono pronto a fare anch'io questa sfida. E oggi ci dobbiamo riuscire. E ragazzi, che cos'è la 190 Foot Draft Challenge? Praticamente noi dobbiamo costruirci una squadra draft che abbia 100 d'intesa e una valutazione pari almeno a 90. Ed è complicatissimo, tipo. E ragazzi, fatemi sapere se volete più episodi di questa serie con tanti bei pollicioni in su, 40.000 mi piace, subito un altro episodio. Ma adesso siamo pronti a cominciare la sfida. Dobbiamo scegliere giocatori buoni, anche il modulo deve essere buono. Anzi, consigliatemi che moduli usare per questa sfida. Iniziamo con un classico 4-3-1-2 e dobbiamo stare attenti, come vi dicevo, sia a scegliere giocatori e soprattutto l'intesa, perché non conta soltanto i giocatori forti, ma conta anche l'intesa. Prendiamo Kane, 93, quindi la BPL aggiudicata. Ecco, BPL aggiudicata, non è mai uscito nessuno della BPL. Fantastico. Andiamo Benzema, COC. Te prego De Bruyne, buono Sil, buono Sil, ma non fa intesa. Sterling è meglio perché c'ha doppia intesa. E c'è anche De Bruyne. Oddio, è già, sono in difficoltà. Sterling, fa doppia intesa. Oh porca miseria, oh porca miseria. Va bene, Kanté, Kanté 88. O Modric 93, Modric 93 per forza. Ma vaffan, che schifo. Altro CC. Buono Marchisio, ma non lo posso prendere, prendo Iniesta. No, ecco, dove lo metto Iniesta? Che palle, non vanno fatte le ibride, già sto a sbagliare tutto. Io Iniesta. Oh, e poi lo metto in panchina. Tanto è sempre buono, avere un overo l'alto. Ma perché sti pipponi? Dai, ti prego, uno alto. Piqué, Piqué, vediamo se Piqué. Assolutamente Piqué, ti prego, d'altro buono, un altro buono. Buono, Godin, 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 assolutamente Godin, Godin. Ok, godo. Chi sono questi? Mario Gaspar, per forza. Gaspar 81, Gaspar 81. Portiere. Oh, buono, buono Black. Oh, Black, buono, buono Black. Prendo lui. Ok, intesa 92, valutazione 88. Ci siamo vicini. Possiamo farcela. Se ce la faccio la prima botta, 100.000 mi piace. Check. Che non mi serve, ma lo prendo soltanto perché 87 ed è buono e fa crescere la valutazione. Sarò ce faccio con Naldo, pure se 86. No, Naldo, Naldo, Naldo 86. Cresce la valutazione. Dai, uno buono, uno buono. Tutto schifo. Prendo Arribas, anche se non mi serve perché... Esatto, lo vedete, fa più intesa, 95, però la valutazione scende. Perché la valutazione scende? Era 88, perché ora è 87? Vabbè, poi vediamo dopo. Mi serve un CC assolutamente che mi faccia intesa, ma non esiste e quindi è un problema. E prenderò Pareglio per forza. Oh, Isco, Isco che è anche del Real. Oh, Isco mi ha salvato. Zitti tutti, metti subito Isco. Intesa 100, valutazione 87. Fermi e buoni, zitti tutti. E qua chi pio? Nessuno. Dove è Eriksen? Pio Eriksen per forza. Mi sto a sentire male, sto a sudare. Dai però, uno che mi faccia intesa, no eh. Pio Van Persie che... Almeno overo l'alto. Dai, chi c'è? No! Un Casillas, ma non ci faccio niente, anche se... No, non ci faccio niente perché non è del campionato. Peccato. Giocasse ancora nel Real Madrid e faceva tripla intesa. No, Felipe Luis non mi serve. Pio Bale è 90. Te prego, dai, le ultime possibilità. Mascherano, buono! Pio al volo, anche se non ci faccio niente. Non ci faccio niente con Mascherano. E gli altri peggio che mai. Pio Mascherano. Te prego, un attaccante, dai, un attaccante. Un attaccante, non va. No, 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 nessuno. Nessuno, va bene. Ma porca miseria. Ultimi tre. Prendo Vardy, semplicemente per l'intesa, anche se non vedo come sfruttarlo. Ma vaffanculo gli argentoni, ma vai quel paese. Ultimo, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ma no, no, no. Ok, ok, vediamo come possiamo giocarcela anche se ho molta paura. Porca miseria, vediamo un po' se riusciamo a fare, magari con Isco qua, ok, e Bale di qua. Te prego. Ah, sempre 87. Però se metto Godin, valutazione 87 sempre. No, neanche così, 87 e 100. Ora metto tutti i più forti che ho. Vediamo un attimo che succede. Mettiamo in porta lui. Questi sono i più forti che ho. Ah no, c'ho Benzema. Ma Benzema 89, lo posso mettere qua. Ma a parte che non fa intesa, ma poi non... Mi sa che non ci sono riuscito. Porca miseria.
88 adesso. No, non è 90. Non è 90. Però fa un po' di modifiche, ma... Eh no. Purtroppo, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Niente, con l'intesa 100 è 87-100. Niente. Comunque, oh, per essere la prima volta siamo andati vicini, eh. Secondo, draft. Secondo, tentativo, draft. Il modulo era buono, ma secondo me ho sbagliato che ho fatto un ibrido. Invece devo fare solo BPL o solo Liga o solo Serie A. Vediamo un attimo. Adesso, chi mi dà? Sì, Messi, il giocatore più forte, 99 di overall. Andiamo. Quindi, Liga Spagnola. Dammelo però, uno della Liga Spagnola, Suarez, buono, ti prego Ronaldo, c'è, ma prendo Neymar, no, sì, prendo Neymar, perché ha uno in meno, però è del Barcellona, quindi mi fa doppia intesa, non so se sto a fare una cazzata, prendo Neymar perché forse mi può ricapitare anche Ronaldo in maniera Totti, che è 98, e quindi è di più, dai, abbiamo iniziato benissimo, dammi un Totti, non c'è, no, Bruno. Te prego, Modric, Totti, 93. Ma che schifo, Zurzuta, Modric, dai. Iniesta, 90. Zitti, Iniesta, 90, buono. Te prego, terzino sinistro, vai, Felipe Luis, buono, proprio quello che volevo. Anche se Gaia è spagnolo, però Felipe Luis, c'ho 84, Felipe Luis. Te, tasci tua che mi fai sti pipponi. Più Zuma, semplicemente perché c'ha l'overo l'alto. Non ci faccio niente, non mi puoi da questi, però non mi puoi da questi. Dai, terzino destro, uno buono. Detto uno buono, Montoya. Però dai, valutazione 85, 94. Manca il portiere. Oblak di nuovo. Peccato per Manandà. 88-98. Oh, meglio di prima. Dai, portiere, chi è? Ter Stegen, per forza. 82, l'altro c'è 83, però fa almeno, spero, doppia intesa. Se mi capitassero. Difensori del Barcellona, eccolo! Piqué! Ce l'ho, lo vediamo dopo. Buono Morgan, ma non ce faccio un H. Ma lo prendo perché overo l'altro. Dai, un altro difensore. Merda. Qui uguale, Nolito, Vitolo uguale. Lo prendo da qua. A caso. Oddio, eccolo. L'avevo chiamato Ronaldo. Non è Totti per 97. Oddio. Ok, mi sento già meglio. No, adesso non mi sento meglio però. Piano Lito. Ma porca miseria, dai. Bale per forza. Dai. Che piglio? Aubameyang o Royce? Tanto non uso nessuno dei due. Aubameyang. Ok, le ultime carte. Pedro, non mi piacciono questi. Mi serve un difensore, mi serve un cazzarola di difensore. Mi è arrivato il difensore, ma non è della BPL. E non lo posso prendere. Anche se 87, ottimo. Ma non lo posso prendere. Porca miseria. Comunque non mi serve il difensore della BPL, della Liga mi serve il difensore. Questo c'ha 87 però. Niente, più Iborra. Raga, più Iborra, perché neanche il CDC c'ho. Modric. No. Ultima carta, te prego. Deve essere tipo Modric 93, Marcelo Totti, roba del suo genere. Te prego! Ah, vaffanculo! Non ci voglio crede. Ok, 87-98. Ma come è diminuita? Era 88. Proviamo a spostare i giocatori. Piano piano. Prima Piqué, che è quello che pesa di più. È sempre 87, ma quello che pesa di più veramente è Ronaldo. Il fatto è che la squadra è già completa così. Poi mette Iborra, dov'è? Ok, valutazione 88-100. Peccato che sto difensore del cazzarola. Se mettessi Morgan, che ho capito, non fa intesa, però l'intesa rimane a 100 ed è più cazzuto. Non lo so, raga, così non va bene, le provo tutte. Provo a spostare Bale di qua. Sempre 88, valutazione. È il momento di Ronaldo. Se lo metti al posto di Neymar non cambia nulla. Quindi lo tieni e lo metti al posto di Bruno, 82. E la dotazione è sempre 88. Però se cambio Neymar è sempre... Com'è possibile che è sempre 88? Perché c'è sto pippone 79. Sto rosicando! No, non potete capire quanto io stia rosicando adesso. Cioè, mi è uscito Messi, Totti mi era uscito. Niente, 88-100 massimo. Porca miseria. Più alti servono, overall più alti. Prossimo, draft, dai. Terzo, draft. Ci dobbiamo riuscire, me la sento adesso esce. Adesso facciamo il 190. E poi ti rispondo alla Telecom. Cattivi, col 4-3-3 offensivo. Dai, rivoglio Messi, Suarez e Ronaldo. Oh, Ronaldo c'è. Benissimo,
Vai, 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 Suarez. Messi almeno. Oh, eccolo, l'ho chiamato. Cioè, Messi c'è. Iniesta a Modric, 93. Pareglio, fa intesa almeno. Però 83 è poco. Mamma mia, schifosi! Riprendiamoci così, buono Müller. Che cazzo che faccio con Müller? Che schifo, regà. No, sta andando male questo. Questo sta andando male. Vediamo se riusciamo a riprenderci. No, che pallo. Mamma mia, che schifo. Dai, riserve, riprendiamoci con le riserve, carasso. Te prego, guarda. No, raga, non ce l'abbiamo fatta, già ve lo dico. Può uscire chi te pare, ma non ce l'abbiamo fatta, Sergio Bruschetta. Me lo prendo, 86, dai! No, vabbè, che schifo, Neymar, buono. Non ce faccio niente, vai. Neanche la faccio, cioè, le metto i più forti, ma ve lo dico già, non... Cioè, manco 87 vado, quindi figurati, no, leva tutto. Lo schifo. Devo prendere il modulo a 3 se c'è. Dai, modulo a 3 c'è, buono. Scegliamolo. Saluto Raffa Lemaire che mi ha consigliato di scegliere moduli con più attaccanti. A proposito, continuate a suggerirmi moduli per realizzare al meglio la Draft Challenge qua sotto nei commenti. Ma adesso scegliamo il capitano Marcelo. È un terzino sinistro però, no? È adattato, quindi non lo prendo. Anche se 89 più Rodriguez. Attaccante, dai, proprio così. Brutti tutti. Dammi un Ronaldo. Ok, Ronaldo c'è. Ma per lo stesso discorso di prima prendo Neymar. Ovvero che forse Ronaldo mi capiterà. Totti, Bale. Sicuramente siamo troppo su bassi. Siamo troppo bassi, non va bene. 83, Nolito, prendilo. Ma più, di più. Un Tots, cazzo. Pipponi. Oh, Hummels. Oh, c'è Sergio Ramos. Cazzo, è più Hummels, c'è Sergio Ramos. Pepe, buono Pepe. Ragazzi, i difensori sono buoni. Ultimo difensore. Prendo Smalling, non me ne frega niente. Portiere Casillas. No, Leno, non fa intesa, Leno. E prendo questo, fa intesa, 86, Butland. Valutazione 87, poco. Serve qualche Totti. Dammi un Totti, dai. Oh, niente, Oh, vai. Quando fanno così, le fanno solo che incazzà. Sta andando male, ma può riprendersi. Di Maria 89, vai. No, raga. No, porca miseria. Mo non la scelgo più la Liga. Ultimo. No, 85-89. Ma. Proviamo a mettere tutti quelli più forti, ma... Ho già messi tutti quelli più forti. Eh no, sono questi quelli più forti. Ok, questo è veramente l'ultimo draft. E vediamo chi capita. Ok. Oh, molto interessante. Ma prenderemo... Non lo so. Mi affido a Violetta. Un consiglio da una persona che non capisce nulla di calcio. Sì. Devo prendere i giocatori più forti. I giocatori più forti stanno nella Lega spagnola o in quella inglese. Però mi è capitato Ibra. E Ibra è forte, però è in quella francese. Quindi prendo Bale o prendo Ibra. Violetta non ci ha capito niente. Ibra. Ecco, ok. Allora, siccome Violetta non capisce niente di calcio, piglio Bale. Ma no. Attaccante Benzema. Va bene. Stavo pensando Benzema o Griezmann. Benzema che potrebbe fare intesa con un Modric. 93. Ma adesso è giusto il momento di Ronaldo. Non c'è. C'è Neymar. Va bene Neymar. Ok. Esterno sinistro. Chi capita? Buono però, 83. Dai, uno buono, un Totti, no, Neymar, buono. Se capita Modric, non è capitato. E prendo Thiago, perché anche se non fa intesa, almeno un 83, ed è spagnolo. Mamma mia, qua la peggio merda. Difensore, come prima li voglio i difensori? Ma che? Porca miseria, mi fa incazzare. Vai. Ok, Pepe. No, Godin. Dai, Ramos. Tacci tua. Portiere. Più Buffon, ma... E niente, prendo Manandà, ma non ci faccio nulla. Ok, Oblak mi piace di più. Attenzione, dai, uno alto di overall. E adesso Felipe Luis, anche se non ci fai nulla, che l'ho preso a fa. Dai, vogliamo i giocatori alti! Un Modric! Più Madrid di solo perché è francese, magari riesco a fare qualche cosa con Benzema. Magari nell'intesa, ma no, non è vero. Ibarbo, porta fortuna. Sì, cazzo! Più o meno. Di Maria.
2, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, Ronaldo Totti, ci abbiamo qualche speranza. A sto punto io pio, che pio? Pio Lam, no, pio Alves, che non c'ho difensori spagnoli, Jordi Alba o no, De Gea, oddio, questo è 89 però, ma non ce l'ho giocatori tedeschi, vero? No. Dai, ultimi due, ultimi due, ultimo, dai Modric, lì è uscito. Ok, proviamo, la vedo dura ma proviamo. Però abbiamo Ronaldo Totti. Abbiamo Ronaldo Totti, quindi secondo me qualcosa esce di buono. Ok, ma tu di qua. Eh no, servivano overall più alti. Ma io dico più alti di così. Porca miseria, 87-100. Vabbè, 100 ci arriva, spero. No, neanche a 100 arriva questo. Niente, non arriva manco a 100. Ritenteremo in un prossimo episodio. 45.000 mi piace, ve lo carico, quindi dai con pollicioni. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Datemi suggerimenti su come raggiungere il 190 Foot Draft Challenge. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone. E ci diciamo, gente.